e buona domenica. Grazie di essere qui alle 10:30, veramente impegnativo. Prima di presentarti provo io a raccontare una storia. Io ho una nipote, Lorini, 5 anni, che mi dice ogni giorno, quando sono in Sicilia perché sono siciliana, zia, mi racconti una storia. E io comincio a cercare su internet. No, no, la devi inventare tu, mi dice. Non voglio che la leggi. E mi sa che dietro questo bel libro, 50 menti visionarie, che tu hai scritto, c'è un po' questo, c'è tua figlia che tu hai ringraziato alla fine e c'è la capacità di raccontare storie. Mentre si iscrive un po' questo un po', e poi si impara anche a comunicare, a seguire. È vero che questo libro è anche un po' grazie a tua figlia, è come nata l'idea. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui stamattina. Hai perfettamente ragione, io ho sempre utilizzato le storie per raccontare quello che è un po' il mio cammino nella vita. E quando è andata la vita, ovviamente ho cercato di portare il mondo attraverso delle storie. Le storie sono potenti, no? Normalmente noi si impara tutto l'uomo, o con l'esperienza, oppure leggendo, studiando, conoscendo storie, raccontando storie. In questo libro ho raccolto quelle storie che sempre mi hanno contraddistinto. Ci sono grandi innovatori, grandi inventori, ingegneri, imprenditori. E allora io mi sono sempre ispirato a questi personaggi, proprio cercare di avere un punto di riferimento, no? Dei buoni maestri. Quanto è importante oggi avere dei buoni maestri. E quindi anche se è un libro che magari è scritto in 4-5 mesi, in pratica ci ho messo 50 anni per farlo, perché sono tutti raccolti tutte le storie che durante la mia vita mi hanno colpito e che ho sempre raccontato a casa. Ora, ho iniziato subito a mettere a spasso, ti presento. Lui è Simone Terreni, autore di questo libro, e questo è il secondo, il rosso, che viene dopo a superare il tuo effetto. Simone ha un TikTok, come si dice? TikTok, ossia racconta i suoi libri su TikTok. Ieri sono stato qui, oggi parliamo di questo. Io faccio la giornalista, sono Cristina Maccarrone, piacere di conoscerti, grazie di essere qui. E in effetti anche noi giornalisti ci nutriamo di storie che hanno una magia, come dici tu, ci aiutano a imparare. Questo libro tu l'hai chiamato, l'hai intitolato proprio collaborando con Enrico Fracoschi, che è l'editore di Flavio Pizzini, 50 menti visionarie, è suddiviso, sono 50 storie. Io vi ringrazio che siete qua ascoltando, perché ne scopriremo tantissime carine. Ho scoperto delle cose che, per esempio, faccio un piccolo spoiler: dietro un po' c'è il contrario. L'inventore di WhatsApp si è preso una rivalsa su Facebook, poi lo vedremo. Ma è suddiviso, quindi sono 50, non sono suddivise cronologicamente, ma sono racconti, e ogni storia dura 2 pagine e da 5 metri. Ci racconti un po' la genesi, come l'hai suddiviso e soprattutto come ti l'hai scritto, perché apparentemente lo potrei anche leggere a mia nipote, non che oggi mi sentirà molto emozionato. Allora, il libro ha una struttura particolare, è suddiviso per ogni personaggio con una sorta di immagine che ha fatto pochissimo Giorgio, questo per esempio è Elon Musk, e accanto ci sono 5 punti, cioè quelli che possono essere magari 5 aneddoti, 5 curiosità, 5 piccoli momenti di riflessione. Il libro è nato fondamentalmente perché a me piace scrivere molto su LinkedIn, anche il mio editore stesso l'ho conosciuto su LinkedIn. E quindi queste sono delle storie che stanno all'interno di un posto su LinkedIn, quindi è come se noi stessi leggendo una sorta di raccolta di posti di social network. Che bello, se ne sono digitale la carta, quindi sono rimasti. Sì, perché io credo ancora oggi che il libro sia lo strumento tecnologico più avanzato. Perché è vero che noi abbiamo i nostri smartphone, i nostri telefonini, però la bellezza di avere un libro, no? Dove, che ne so, puoi andare avanti, tornare indietro,
metterlo da una parte, riprenderlo dopo un anno. Insomma, i libri sono degli oggetti meravigliosi che secondo me ancora i nostri amici telefonini, computer, digitali non sono riusciti a sostituire. E prova è, insomma, questa manifestazione che è veramente piena di persone, di tanta gente che ama i libri. Mi sono basato sul numero 5 proprio perché alla fine 5 sono le vita di una mano, no? Siccome questo è un libro che ci aiuta a scoprire quelle persone, quei personaggi che ci hanno portato al digitale, non è un libro sulla scienza, è proprio una sorta di percorso di come l'uomo da quando ha cominciato, no? Con prima la matematica, poi la logica, poi la meccanica, poi il computer, poi la parte relativamente ai social, insomma c'è stata un'evoluzione, no? Nella storia dell'uomo. Noi spesso raccontiamo le grandi storie, raccontiamo la storia di principessi, di Napoleone, di Tutankhamon, e ci scopriamo invece che c'è una sorta di storia parallela di grandi personaggi che invece hanno cambiato il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere. E quindi il 5 rappresenta la vita di una mano, che sono il nostro primo computer, no? Cosa vuol dire computer? Calcolatore. E quindi come avrà cominciato a contare l'uomo? Ha cominciato proprio esattamente con le mani. Allora, 5 punti per ogni personaggio, in modo tale che non fosse qualcosa di esaustivo, ma degli spunti, dei suggerimenti per poi andare a approfondire, perché ognuno di loro, secondo me, merita veramente di essere conosciuto. Tra l'altro, una cosa che mi piace, che dici tu, che dice anche Massimo Temporelli, che ha curato la produzione, è che tutti siamo collegati. Uno immagina il genio chiuso nella stanza, nel garage, sregolato, insomma, che isolato, mentre tu parli di genialità collettiva. Quindi, come per dire che la storia la fanno i grandi, come diceva Manzoni, ma la fanno anche i piccoli, tutti noi, con i nostri sbagli, con il nostro modo di utilizzare i social, la tecnologia, contribuiamo a tutto questo, giusto? Questo è anche un punto molto interessante. Anche io e te che siamo qua, tutti loro. Beh, all'interno dei personaggi c'è un signore che si chiama Isaac Newton, cioè è il padre della legge gravitazionale, ottica, insomma un genio universale. E lui diceva una cosa molto bella, diceva che noi non siamo altro che dei navi sulle spalle di giganti. Cioè siamo delle persone che siccome nel nostro passato, no, ci sono state delle grandi menti che ci hanno illuminato, ognuno di loro si è poi seduto su queste spalle e ha visto un pezzettino più in là. Quindi pensiamo, che ne so, Archimede che ha ispirato Leonardo e Galilei che ha ispirato Newton che ha ispirato Einstein. Quindi cioè, è come se ci fosse una sorta di staffetta. Cioè noi, di volta in volta, la nostra conoscenza non è mai figlia di un genio che la mattina si sveglia e improvvisamente trova una soluzione, trova un'innovazione, un'invenzione. Ma legge, studia, prendiamo Leonardo. Noi consideriamo Leonardo, io come sentite dalla gente sono toscano, sono nato proprio vicino a Leonardo. Ma lui la notte si metteva al lume di candela a ricopiare ciò che aveva visto di giorno. Quindi studiava la natura, lui credeva che la natura fosse il grande libro dal quale si poteva imparare. Allora vi dovete immaginare Leonardo non come semplicemente un uomo molto intelligente che improvvisamente aveva dei valori che vedeva il futuro, ma uno che osservando, studiando, scrivendo, disegnando, considerava la pittura e il disegno lo strumento principe per la conoscenza, aveva incominciato ad immaginare delle cose meravigliose che ci sono arrivate fino ad oggi. Quindi, ecco, nessun uomo è isolato dagli altri, nessuno è un genio se non delle persone che effettivamente hanno vissuto nel loro tempo e sono figli proprio dell'epoca in cui hanno creato le loro iniziative. Nessun uomo è un'isola, come diceva Giornale. Però parli di menti visionarie, 50 menti visionarie. Oggi anche proprietario di un'azienda, poi di Boys, possiamo dire sì, diciamo, anzi di due aziende, White Boys e Inside Factory. Cosa vuol dire essere una mente visionaria? Un te che vedere sulle spalle dei giganti.
si parla sempre di vision, che se un po' sono un po' superati, ecco, qual è una mente visionaria? Anche per capire se ce l'abbiamo. Beh, la differenza di mission e vision è fondamentale per qualsiasi organizzazione aziendale, cioè la mission fondamentalmente è quello in cui siamo andati a fare, no? Noi siamo un'azienda, io opero nel settore, perché racconto storia del digitale? Perché opero nel settore digitale, quindi la nostra mission è riuscire a cercare di fare un buon lavoro nel settore digitale. La mission invece è l'obiettivo, è quello che vorresti realizzare, è il cambiamento che vorresti mettere in atto, è quella cosa che prima sogni e poi realizzi, no? All'interno del libro c'è per esempio Martin Cooper, che ricorre proprio esattamente 50 anni fa la prima telefonata del cellulare. Il primo cellulare era gigantesco, pesava 10 kg. Occorrevano circa 10 ore per ricaricarlo, costava in maniera pazzesca e lui si prese ispirazione da Star Trek. Star Trek, quando il comandante dell'astronave Star Trek chiama per farsi riportare con un teletrasporto, ha una sorta di cellulare e quindi dà una sorta di trasmissione televisiva negli anni 50-60, ma che Cooper riesce ad immaginare un telefono senza filo. E quindi prima si immagina, prima c'è la visione, prima c'è il luogo e poi dove vogliamo andare e poi c'è la sua realizzazione. Quindi ecco, normalmente è proprio il punto di arrivo ed è per questo che anche oggi, no, siamo in un cambiamento continuo. Bisognerebbe anche, oltre che analizzare la tecnologia, vedere quali saranno gli utilizzi che dovremo fare di questa tecnologia. Perché poi c'è anche tutta una serie di questioni etiche, no? Che dobbiamo prendere in considerazione. Ok. Tu, come diceva Walt Disney, si può immaginarlo come farlo, come esatto. Pressare tra i grandi. Allora, a me ha colpito, siccome io lo seguo su LinkedIn e ti consiglio di seguirlo perché dà tanti consigli interessanti, che l'8 marzo tu hai ricordato una delle donne più dimenticate della storia. Non hai scelto l'8 marzo a caso, visto che la giornata internazionale della donna erroneamente chiamata festa della donna, e hai nominato Ipazia. E io volevo iniziare per il suo del passato alla storia di Ipazia, che Margherita Hack ha reputato la prima scienziata della storia. Perché la conosciamo? Perché era visionaria? Cosa è successo? Intanto vi faccio vedere la bellissima illustrazione. Tu fa delle vedere sempre. Questo giorno pazzo. All'interno del libro ci sono varie donne che hanno dato un contributo pazzesco all'evoluzione della scienza e del digitale. E Ipazia rappresenta veramente una forma di martire, di martirio di quello che è di solito una lotta tra l'ignoranza e la conoscenza. Ipazia ha vissuto ad Alessandria d'Egitto nell'epoca ellenistica, quindi intorno alla fine del 300 e all'inizio del 400 d.C. Ed era l'epoca in cui c'era l'impero romano d'Occidente, l'impero romano d'Oriente, ci fu la scissione, l'arrivo dei barbari, l'introduzione della religione cristiana. E naturalmente la religione cristiana allora era molto diversa rispetto alla religione cristiana da adesso, e quindi c'erano tanti fanatici. Tra questi fanatici, tutti coloro che erano pagani erano considerati una sorta di eretici. In più era donna, parlava in mezzo alle persone, parlava di filosofia, aveva una scuola, lei era figlia di Teone. Teone era il custode della biblioteca di Alessandria. Alessandria d'Egitto in quel momento era la città più importante dell'ellenismo, c'era il faro di Alessandria, che non era solo un faro per le navi, era un faro della conoscenza. Quindi pensate che c'era una gente dentro come Euclide, che ha fatto il principio, un altro personaggio di cui parlo, era Fostri, colui che aveva attraverso l'ombra
calcolato la terra quanto era, quanto era lunga la circonferenza, insomma, altro che terra per questo, insomma, già anche all'epoca c'erano già le prove scientifiche che dimostravano la terra era rotonda, o c'era Tolomeo che aveva basato tutta la sua parte del cielo che poi anche Dante utilizzerà all'interno della Divina Commedia. Quindi Alessandro Cicco era proprio un luogo incredibile, meraviglioso, il museo nasce ad Alessandria De Cisca, il museo era la casa delle muse, la casa della conoscenza, e la biblioteca di Alessandria era il luogo della conoscenza per eccellenza. E purtroppo Ipazia era lei che stava portando avanti questa conoscenza. E il vescovo Cirillo praticamente non sopportava questa situazione, era comunque un pericolo, un esempio negativo, vestivava di maschili, insegnava, non si era mai sposato, una sorta di donna emancipata, molto bella. E alla fine chiamarono dei monaci parabolani che con delle pietre proprio lapidarono, distrussero proprio completamente Ipazia, e i suoi resti furono gettati nel fuoco e la polvere in mezzo alla strada. E quindi Ipazia rappresenta una martire della conoscenza, rappresenta non solo tutte le donne, ma semplicemente proprio rappresenta la conoscenza contro l'ignoranza. E quindi è per questo che spesso stava dimenticata, ed è per questo che mi sembrava corretto inserirla, perché se non c'è la voglia di trasmettere conoscenza, poi anche tutto il resto è libero. Tra l'altro, la cosa bella del tuo libro è proprio che ci sono accanto a nomi molto noti, non le nomi meno note. Perché secondo te a volte tendiamo a mandare avanti dei nomi altri e vengono dimenticati? Beh, allora, naturalmente ci sono dei personaggi all'interno del libro che sono molto famosi, no? Che parlano da Vinci, Steve Jobs, Bill Gates, ce ne sono altri che magari sono convinto nemmeno sapete chi siano, tipo George Bullo o Conrad Zuse. Normalmente noi cerchiamo di fare una storia che cerca di semplificare. E poi, ripeto, anche non voglio accusare la scuola, tutte le volte che accusiamo sempre la scuola che non fa abbastanza, però effettivamente nei libri di testo, nel programma, c'è una sorta di storia che ha un livello molto geopolitico e poco tecnico, eppure invece la tecnologia cambia tanto le cose. E quindi è come se ci fosse una storia di serie A e una storia di serie B. Nella storia di serie B, io vi faccio un esempio, prendete la staffa, no, sapete cos'è la staffa? È quella cosa che serve per essere accavato. Ora, un piccolo oggetto come quello ha rappresentato una grande innovazione tecnologica, perché con la staffa la cavalcatura diventava stabile e sicura. Quindi era possibile cominciare a utilizzare il cavallo non più solamente per tirarlo o per le merci, ma si poteva usare il cavallo addirittura per diventare cavalieri, per fare un esercito a cavallo, per avere la cavalleria, e da lì nasce tutto un nuovo modo di concepire la cultura. Pensate a tutti i romanzi cavallereschi, all'amor cortese, a tutto ciò che era il mondo feudalesimo. Quindi prima arriva un cambio tecnologico, minimo a volte, semplice, e poi cambia tutta la cultura. Solo che poi della cultura magari si ricorda Carlo Magno, e quindi si va alla scuola di Carlo Magno, ma non si parla magari della staffa che viene introdotta all'interno della società. Quindi storia di serie A e purtroppo storia di serie B. Questa cosa che dici è molto interessante e anche molto vera, ed è anche un po' il cuore del tuo libro, dove io ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. Per esempio, ho fatto studi classici, cioè, ma non mi ricordavo che Archimede, ovviamente mi ricordavo Archimede famoso per Eureka, anche perché era il perfetto Dionisio, quindi lo dovevo sapere a memoria, ossia ho trovato, guarda, il lampo di genio, ma non mi ricordavo che è morto, perché era un po' pazzoide, passo in questo termine, un soldato romano entrò mentre lui stava facendo una dimostrazione, siccome ne viene morto, decise di ucciderlo. Ecco, Archimede, tu dici che è anche collegato alla nascita della grafica digitale. Lo so
consigliamo a chi c'è qua, che poi magari prenderà il tuo libro, che ricordiamo trovate allo stand D30 di Flavio Edizioni. Questa è l'immagine di Bello, vedete? Quindi, io penso sempre a Topolino, il padre del numero della filosofia del padre del numero. Beh, Archimede naturalmente rappresenta un po' il vettore per eccellenza, no? Quindi giustamente Topolino l'ha usato come archetipo. Ed ecco lui che ha detto la famosa Eureka, no? Eureka è autofato, quindi si dice che lui prese e scoprì questo principio, no? Del corpo immerso nell'acqua riceve una spinta contraria uguale dall'alto verso il basso. Quando lo scoprì, addirittura uscì dalla vasca correndo per le vie di Siracusa, lui che era la madre Grecia, Eureka, 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 e da allora tutti gli scienziati della cosa. Però lui era un grande matematico, era colui che aveva dato un principio della leva, questo principio della leva poi sarà ripreso successivamente da Galileo Galilei, dal quale poi deriverà il metodo scientifico, e senza il metodo scientifico sperimentale di Galileo Galilei, noi l'uomo moderno non sarebbe mai entrato, no? nell'utilizzo corretto della scienza. Era anche un ispiratore Archimede di Leonardo da Vinci, quindi rappresentava proprio una sorta di uomo che aveva dedicato la sua vita alla conoscenza. Ma la cosa che gli stava molto a cuore era la geometria. La geometria, lui fu il primo a definire in maniera approssimativa il più possibile vicino il pi greco, no? Il pi greco che ancora oggi utilizziamo a scuola e che impariamo con le formule per studiare il cerchio, no? Quindi questo pi greco è la base poi di cercare di definire tutto quello che poteva essere la geometria. Quindi noi possiamo definire Archimede il padre della geometria. Poi ci saranno tantissimi altri, Cartesio, per esempio, che ritorna la classe cartesiana. Però se non ci fosse stata la geometria, naturalmente noi non avremmo mai suddiviso i nostri schermi in pixel, non avremmo mai trovato le coordinate per decidere che quel pixel lì doveva avere questo colore azzurrino e questo invece rosa e questo invece bianco. Quindi senza la geometria, senza l'introduzione della geometria, l'uomo non sarebbe mai arrivato al digitale e alla nostra grafica. Gli strumenti come Canva devono andare a Archimede, ci sono tutti quegli scarsi in grafica come me. E hai parlato di Leonardo, no? Noi di Leonardo conosciamo un sacco di cose, ci sono tutti, non so, è uno se lo ricordo, molto criticato. E invece, sempre che abbia inventato il primo autonomo, certo, questa università legata a Leonardo, sempre fa il modello così. Ricordi che sono le grafiche così? Sì, sono di sotto di me, è un bellissimo grafico. Abbiamo scelto anche il bianco e il nero che fosse, cioè è un libro anche per ragazzi, però insomma, si fa anche per ragazzi di 60-70 anni, insomma è per persone che hanno ragazzi giovani. Esatto, di attribuire, però non c'è questa semplicità come 5 pronti che non vorrei personaggio, se è ancora 5 minuti. Un aneddoto racconto di Leonardo da Vinci, voi qui a Milano avete il Cenacolo, insomma dai, il Cenacolo rappresenta una delle forme di pittura più elevate in assoluto che l'uomo abbia fatto. Sapete, che Leonardo ci mise tantissimi anni, addirittura l'aveva fatto con una pittura che si sgretolava, che se non ci fosse stato un restauro molto accurato, molto attento l'avremmo perso. Ricordo male, era perché era vicino al refettorio. Sì, esatto, mi sono creato le grazie. E tra l'altro Leonardo aveva un dipinto qui a cosa di il Granduca di Donò, una vigna dove lui passava la sua giornata a coltivare una vigna, insomma Leonardo a Milano ci ha passato 20 anni, insomma è stato meraviglioso. Però questo sono sapete, ma le cose per cui era famoso qui a Milano erano le scenografie. Cioè Leonardo era uno scenografo, era un musico, era uno che vestiva sempre bene, alla moda, sempre con pettinato, con i capelli, sempre vestito tutto per bene. Durante la giornata nella corte raccontava le barzellette oppure faceva gli indovinelli, insomma era il perfetto cortigiano. E una notte invece raccontavo, magari sezionava i
cadaveri, cercava di conoscere le cose che c'erano dentro, studiava l'acqua e vedeva come funzionare i navigli, guardava gli uccelli e cercava di capire come funzionava il volo. Quindi Leonardo genio assoluto. Tra le cose però di cui Leonardo era famoso sono le scenografie delle feste. Fu fatto ad esempio qui a Milano la festa del Paradiso, che aveva un'infrastruttura gigantesca, pazzesca, con dei meccanismi particolari. E dobbiamo pensare che forse le cose più belle che ha realizzato Leonardo noi uomini moderni non abbiamo visto, perché erano frutto di quel momento lì, un po' come quando pubblichiamo le storie su Instagram che dopo 24 ore sparissero. Quindi Leonardo faceva delle feste bellissime, famosissime per questo, però poi il giorno dopo venivano smontate. Tra queste cose fece proprio una sorta di automa che era un leone per il re di Francia. Questo lo fece non a Milano, ma a Firenze, e aveva la capacità di muoversi in autonomia e poi, quando aveva fatto un tot di passi, spalancava la bocca e buttava fuori i cibi. Sapete che i cibi sono il simbolo del re di Francia. Quindi è il primo robottino della storia, cioè il primo automa, perché definito robot, insomma, sarebbe un po' complesso, buono, dei programmi, degli algoritmi. Invece gli automa sono quelli che rispondono a dei meccanismi. Ecco, il primo automa sembra un robot che ha fatto Leonardo da Vinci. Quindi noi oggi magari rimaniamo meravigliati della robotica e di come questa sta cambiando le nostre vite, però Leonardo, tra le varie cose, aveva incominciato a mettere l'occhio anche a queste cose. Infatti questa cosa mi ha colpito, perché è una cosa di cui si parla molto poco. Tra i teorici del campo, perché appunto quelli di cui abbiamo parlato adesso sono i cosiddetti visionari del passato, c'è anche Aristotele, anche qua io sono legata perché ho fatto il liceo, e tu dici che è anche grazie a lui che si è costruito il mattone del digitale e che abbiamo la logica su cui si passa sempre i diagrammi, quindi il sillogismo, eccetera. Lo raccontiamo che Aristotele? Beh, Aristotele è quello che ci ha portato alla logica moderna. Senza Aristotele non ci sarebbe stata la possibilità di affrontare problemi complessi. Noi dobbiamo sempre cercare di capire che ogni problema può essere scomposto. Intanto vi faccio vedere Aristotele, questo la dimostrazione di Aristotele. Ogni problema può essere scomposto. Innanzitutto, anche qui è come se ci fosse un filo, no? Perché Socrate fu un maestro di Platone, Platone un maestro di Aristotele, e Aristotele fa un passo in avanti, molto moderno, perché comincia a catalogare tutto. Insomma, lui aveva una sorta di Wikipedia del passato, no? E in più, anche qui, era il precettore, non so se lo sapete, Alessandro Magno. Alessandro Magno aveva come maestro Aristotele. Questa è una cosa meravigliosa, perché poi prima parlavamo di Pazza e di Alessandro d'Egitto. Alessandro d'Egitto fu fondata grazie al fatto che Alessandro Magno era andato in Medio Oriente e conquistato la terra. E quindi insomma è tutto un continuo, no? Come vedete, la scienza e la storia si ripetono in un passaggio. Aristotele però è come se fosse stata una sorta di Leonardo della comunità, cominciò a catalogare tutto, aveva posto le basi della botanica, aveva posto le basi del ragionamento, della filosofia, dell'etica, Spada, Strobos, insomma, chi non ha fatto le storie al liceo. Tra l'altro la parola al liceo deriva proprio da Aristotele, perché la scuola dove insegnava Aristotele era proprio il liceo, che era una scuola di peripatetici, no? I peripatetici erano coloro che camminavano per ragionare, no? Quindi lui diceva che il sapere e la discussione ogni tanto sarebbe bene fare un po' di moto, invece noi oggi siamo sempre davanti al computer e camminiamo poco. Però la logica, tornando alla logica, è alla base dei moderni programmi di computer o moderni algoritmi. Che cos'è un algoritmo? È trovare una soluzione a un problema complesso, e questo problema può essere scomposto. E quindi, insomma, se Socrate è mortale, e tutti gli uomini sono mortali, allora ogni uomo è mortale. Quindi sono questi. Ma sono preventivo e tutti. Esatto. Però la logica nasce proprio lì. Noi oggi parliamo di all'interno di un programma, io ho fatto ingegneria informatica,
quando facciamo un programma facciamo quelle che sono le macro multimedia. Per spiegare, le macro multimedia sono quelle che fanno le azioni all'interno del computer. If, then, se, allora fai. Quindi, se non ci fosse stata Aristotele che ci avesse insegnato la logica, se non ci avesse insegnato il sillogismo, molto probabilmente gli altri non sarebbero andati avanti. George Boole, che è un altro personaggio, ha creato attraverso Aristotele l'alfabeto booleano. L'alfabeto booleano è alla base di ogni esame universitario e ingegneria. Io ne sono fatti diversi e sicuro che senza George Boole e Aristotele noi non saremmo in grado di programmare niente. E senza Chicago, se non ho detto giusto, è colui che all'inizio dell'Ottocento ha inventato le cosiddette schede perforate per programmare telaie e così poter disegnare sulla stoffa. Mi ha colpito che questa sua invenzione non venne accolta bene, come succede spesso con le invenzioni, ma addirittura i possessori telai si ribellarono perché rischiamo di restare disoccupati. Ecco, cosa sono le schede perforate? Perché è importante, facciamo sempre vedere. Tra l'altro è proprio morto lui, io ho scelto apposta perché uno dei proprio morti. Giuseppe Manigia Carra, oggi è un poco noto, ma a suoi tempi era molto noto. Tra l'altro, se andate al Museo della Scienza qua, trovate proprio la riproduzione del telaio Jacquard. Il telaio Jacquard, a differenza degli altri telai che già cominciano ad automatizzarsi, aveva le schede perforate, cioè aveva delle schede rigide, attraverso le quali poi il telaio componeva una trama. Che oggi c'è la trama giacarda, no? Una forma di stoffa molto pregiata. Quindi per disegnare questa trama lui aveva creato questo telaio. Però siccome non funzionava, esistono già, perché normalmente le trame venivano fatte su dei disegni di carta. Lui invece inventò le schede rigide. Queste schede rigide perforate, cioè l'ago andava esattamente nel buco che doveva prendere, sono alla base dei calcolatori, per esempio, dell'IBM. Cioè, i primissimi calcolatori degli anni 40-50 avevano come programmazione le schede perforate. Cioè, tu volevi creare un algoritmo per risolvere la tabellina del lotto, avevi una scheda perforata che inserivi dentro il computer e il computer te la risolveva grazie a queste schede perforate. Quindi, i primi creatori dei computer si ispirarono proprio al telaio Jacquard. Il telaio Jacquard fu una cosa molto particolare per due motivi. Primo, perché quando fu fatto praticamente toglieva lavoro alle persone, perché una sola macchina aumentava la produttività e addirittura ci fu una sorta di sciopero, presero il suo telaio e buttarono a Lione, lui era a Lione, no? Lione è sempre una città dove i tessuti venivano fatti, davvero di telai e così via. Lui messo in piazza e bruciato, perché naturalmente perché tutte le volte che l'ignoranza trova un mezzo tecnologico non ci cerca di capire come funziona e come potrebbe aiutarci e magari creare anche delle nuove cose di lavoro, e quindi invece fu bruciato. Però la cosa bella è che invece Napoleone stesso si mosse per venire a conoscere il telaio Jacquard e diede un vitalizio a Jacquard. Ecco, una cosa che per esempio mi è piaciuta in questa storia, come per Alessandro Volta, un altro grande lombardo, insomma, qua vicino a Como, anche lì quando Volta presentò la fila, Napoleone diede una sorta di vitalizio. Allora a quei tempi, quindi, forse i politici, i re, investivano in innovazione e quando riconoscevano che c'era un qualcosa di meritevole, davano proprio le soldi affinché loro potessero continuare a sviluppare i loro strumenti. Quindi è un tema ancora molto attuale di come magari uno Stato o la politica potrebbe fare per l'innovazione tecnologica attraverso la ricerca dello sviluppo. Possiamo dire che Napoleone è il più moderno dei politici da questo punto di vista. Invece la cosa che mi ha colpito, mi hanno colpito tantissime cose di questo libro, ho imparato un sacco di cose, quindi ti ringrazio.
E anche dietro alcune scoperte scientifiche che noi utilizziamo c'è l'amore, che non è l'amore per la scienza, ovvio c'è, è l'amore per lo studio, ma c'è proprio l'amore per le persone. Per esempio Moss ha una storia, ecco già lo sapevi, ha una storia d'amore dietro, anzi una storia di disperazione. Il telegrafo nasce dal fatto che lui mentre era fuori casa, non seppe per tempo, tramite la comunicazione secondaria del padre, che la moglie era morta. Gli arrivò prima un messaggio che la moglie era morta, cercando una disperazione, anziché quello in cui si comunicava la sua moglie. E così, dove arrivò da questa disperazione? Che anche bello, tra virgolette, vedere come dal dolore nasce una cosa così. Beh, allora, la nostra era delle telecomunicazioni nasce proprio con Samuel Morse. Cioè quando si applica l'elettricità alla trasmissione di messaggi. Io so che poi scrivono, non so, segnali di fumo, tantame, gli specchi, però l'epoca moderna delle comunicazioni nasce con Samuel Morse. Samuel Morse era un pittore, cioè non uno scienziato, non un ingegnere, era un pittore. Ed era un ritrattista, un bravissimo ritrattista, che viene chiamato a Washington per fare proprio il ritratto del presidente John Adams, il secondo presidente degli Stati Uniti d'America. E lui quando si trova a Washington, lui che abitava invece di Connecticut, ricevette la notizia della moglie che è morta. E allora lui si chiese, mentre disperava, com'è possibile che non lo sappia? Com'è possibile che io non riesco ancora a sapere in tempo reale quello che sta succedendo a una persona alla quale io voglio bene? E allora, che lui che era un pittore, si mise completamente con i pennelli, e si mise con della roba di, così dice, di scarto, e giocando con l'elettricità a creare questo telegrafo. Il telegrafo era due fili che potevano mandare degli impulsi. E naturalmente poi si aveva un codice poi fu la forma di Morse, no? Tre punti, tre linee, tre punti sono il famoso SOS. E quindi, cioè, fu bello questo fatto. E tante volte noi pensiamo che dietro le grandi invenzioni ci siano le multinazionali, gli interessi, i soldi, invece ci sono delle esigenze, dei bisogni, lui aveva bisogno di avere in tempo reale la notizia di suo amore, lui era disperato perché non era riuscito a stare al suo capezzale. E allora poi lui che aveva inventato questa invenzione, ma perché insomma partire, subire, poi trovò un grande industriale, lei che lo sponsorizzò, fece i primi esperimenti, la prima frase che l'uomo ha trasmesso tramite telegrafo è a parte il guaio delle stranuse, cioè chi sa aspettare non è mai un perdente. Quindi lui che aveva perso sua moglie, creando il telegrafo, aveva permesso poi di lanciare gli SOS in maniera così attiva che aveva salvato tante vite. Quindi per amore aveva inventato poi una cosa che avrebbe salvato tantissime altre vite. Tra l'altro una storia di famiglia prima, tutta la raccontavi. E l'amore ha guidato anche il nostro Meucci. Anche in questo caso non c'è una vite, per fortuna la moglie Esther era malata, se non ricordo male, di artrite. E lui si chiedeva, ma io come posso fare ad aiutarla, perché doveva salire in continuazione e scendere le scale, oppure se lei si sente sola e ha voglia di parlare, come posso aiutarla? E quindi è tentato il telefono. E, ma la sua storia non è stata così fortunata, è stato l'inventore, ma gli è stato riconosciuto solo qualche anno fa. La raccontiamo anche qua, l'amore muove il mondo, muove la scienza. Innanzitutto Antonio Meucci da Firenze era sempre stato un grande appassionato di invenzioni, lui era uno che smanettava, ha inventato delle candele, poi andava a Firenze al Teatro della Pergola, aveva trovato un modo per attraverso dei tubi per aprire il sipario, insomma era uno di questi momenti visionari che gli faceva sempre alleggiare. Però era anche una sorta di patriota, era finito negli Stati Uniti, aveva un cottage, anche adesso c'è il museo Antonio Meucci e Garibaldi, perché uno degli esuli che andò a trovare era Garibaldi. E quindi immaginate che bello non trovare negli Stati Uniti Meucci e Garibaldi che discutevano magari, no, di come riuscire a tornare in Italia e a cambiare le cose. Fatto sta che però era disgraziato, tanti di questi
inventori purtroppo sono delle persone che hanno parlato tanto a creare delle innovazioni, ma poco da un punto di vista imprenditoriale. E allora aveva pochissimi soldi, aveva inventato il suo telefono, che aveva chiamato teletrofono, ok? E naturalmente cercava di soldi, prima si trovò con l'Italia, con uno sponsor, poi andò a quella che era la compagnia dei telegrafi e gli presentò i progetti e lo lasciò. E niente, dopodiché il suo brevetto scadde, perché è un brevetto annuale, lo rinnovò per un altro anno, poi non aveva più soldi. E fatto sta che quando andò a chiedere i brevetti che aveva lasciato all'azienda di telegrafi, uno gli chiede, diceva che l'avevano persa. E poi dopo poco arrivò Graham Bell, che in pratica li aveva compresi e aveva creato un telefono. Infatti la parola telefono deriva da Graham Bell. E Graham Bell naturalmente, grazie ai suoi avvocati e grazie alla compagnia dei telegrafi che aveva alle spalle, non solo vinse la causa, perché scoprì una sorta di guerra dei brevetti, non solo vinse la causa, ma anche introdusse il sistema di telefonia in America. Quindi se Meucci è l'inventore del teletrofono, quindi il telefono, Graham Bell è comunque l'inventore della telefonia, perché una tecnologia, oltre ad inventarla, bisogna sapere anche di fuoco. E quindi questa storia è significativa. E solamente nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti d'America riconobbe a Antonio Meucci di San Filiano Firenze che era l'unico inventore. Ecco, io sono convinto che se lui fosse stato quello che avrebbe detto, era loro che lui era San Filiano, così faccio. Allora, ti faccio le ultime di quei nomi e ti racconto un po' le storie, visto che arrivano ai giorni nostri. Linus Torvalds, perché è importante, tra l'altro appunto ha a che fare con il telefono che non è un iPhone, ma è un Android, se non un androidiano. Poi vorrei parlare di Brin, Larry Page, di Google, e poi mi colpiva la storia di Jen Callum, che è l'ex CEO di WhatsApp. Raccontaci un po' tutti, io sono rimasta, ho scoperto cose, grazie a questo libro, facciamo scoprire anche a loro e poi magari lasciamo spazio a qualche domanda. Allora, quanti di voi hanno Samsung, i telefonini? Insomma, se avete, sistema Android. Se, ecco, se avete questi telefoni, lo dovete grazie al sistema Android, che deriva da Linux. Linux deriva da Linus Torvalds, che era uno studente che aveva sviluppato un sistema operativo. E quel sistema operativo, che si basava su, io non sto entrando nella parte tecnica, però si basava sul fatto che era abbastanza monolitico, fu criticato aspramente dal suo professore. Disse che nel 1991 fare un sistema operativo di questo tipo era proprio una follia. Il professore era il Tannenbaum. Tannenbaum è un grande professore, cioè io stesso ho studiato sul libro di Tannenbaum, che è un mattone di 1000 pagine. Però ci ha fatto, perché da lì nacque questo sistema operativo che si chiama Linux, e tutti quanti i cellulari che noi abbiamo oggi, che non sono iPhone, si basano sul sistema operativo inventato da Linux. Linux, che tra l'altro era un simpaticone, il simbolo del Linux è un pinguino, perché lui faceva finta di avere la pinguinite, che è una malattia che poi non esiste, però insomma si divertiva come un nerd a raccontare queste cose. Mentre immaginatevi, sempre per parlare di professori, arrivano due giovani studenti che vanno dal loro professore e gli presentano un progetto. E gli dice questo professore, quindi voi pensate di, in pochi secondi, di riuscire a scaricare tutto il web, di creare con un algoritmo un motore di ricerca il potere di avere e trovare un risultato. A voi siete pazzi, dice questo professore. E loro lo guardano, veramente l'abbiamo già fatto. E questi erano Sergey Brin e Larry Page, che sono inventori di Google. Google, naturalmente, il mondo sarebbe oggi senza Google. Tutti quanti noi, quando andiamo a trovare qualcosa, andiamo su Google, lo cerchiamo e lo troviamo. Questo nome, Google, sì, c'è dietro un Veneto che in pratica aveva sviluppato un algoritmo che si chiamava PageRank, del DeMarc si chiamava questo, che lui andò in America a presentarlo
ma lo regalò, cioè negli informatici spesso c'è il concetto dell'open source, cioè di creare un programma di mettere a disposizione della comunità scientifica. Loro due se lo fecero, e quindi il page rank e l'algoritmo di Google, che piace tanto al SEO, a tutti quelli che sono bravi a fare le pubblicità su Google, se lo fecero loro e attraverso questo algoritmo riuscirono a creare questo motore di ricerca, che aveva come concetto la popolarità. Cioè, paradossalmente, se io ho, che ne so, se parlo di Leonardo da Vinci, d'accordo? Non conta quanto è scientificamente esatto quello che c'è scritto su un sito, ma conta quante persone vanno su quel sito o quanti link mettono su quel sito. Cioè, è il concetto di, abbiamo visto che c'è una pizzeria dove c'è la fila fuori e una che non c'è la fila fuori. È popolare, quindi la popolarità sta alla base del fatto che siccome tante persone ritengono interessante quel sito, allora io te lo do come prima risultato. È una logica barbara, è una logica lontana dalla parte accademica. Non è una logica che funziona ancora oggi, perché molto sono creare dei collegamenti, la link building tra link, avere un link da un sito più autorevole, esatto, che fa sì che un altro sito si posizioni tra le prime posizioni di Google, si passa su questo. Esatto. Questo è una sì, no, l'hanno iniziato così perché erano proprio figli di ricercatori scientifici e quindi loro erano abituati a avere genitori che per loro ogni ricerca scientifica era importante se veniva citata da personalità più autorevoli di altri. Il concetto è proprio in inglese. La cosa divertente è che un bambino di 9 anni che passeggiava con suo nonno sulle rive di fiume Hudson negli Stati Uniti, a un certo punto il nonno gli fa: senti, avrei bisogno di trovare un numero che abbia 1 come cifra e 1000 zeri come dietro, che non gli si dare. E il bambino vinto si chiamava, guardò il nonno che era Lorenz, grande matematico, e disse Google. E quindi quando poi i due andarono a presentare la loro azienda, chiamando Google in onore di questo grande Google. La terza storia invece è quella di un... come si dice? Questo mi piace tanto perché lui è l'ucraino. Sì, diciamo, è abbastanza attuale, se si vuole, no? Lui venne via dall'Ucraina insieme a sua madre, e arrivò negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, e si chiamava John Cone. Naturalmente in Ucraina erano molto attenti alla privacy, e quindi quando arrivavano qui in società americana, per esempio a lui piaceva molto Facebook, c'era Facebook, così via. Aveva provato ad entrare su Facebook, cioè a essere assunto da Facebook, però Facebook l'aveva scartato perché non lo riteneva all'altezza. Allora lui cominciò a creare un sistema di messaggistica basandosi sullo stato. Cioè, che cos'è lo stato? Oggi sono in palestra, oggi sono in Black Pride, e quando aggiornava lo stato lo diceva appunto la sua rubrica. Quello che oggi non c'è più, che sono diventate le storie, no? E in pratica chiamò questo sistema di messaggistica WhatsApp. E cosa succede? No, WhatsApp. Sono in palestra, sto lavorando, e quindi dicevo a tante persone contemporaneamente la stessa cosa. Però c'era bisogno solamente del numero telefonico, non di tutti gli altri dati, no? Perché sapete che Facebook ci mappa in continuazione, dobbiamo dargli il like, dobbiamo dargli chi siamo, dove siamo, la bella e tutto il resto. E invece lui, da ucraino, voleva avere un sistema di messaggistica che fosse basato solo sul numero telefonico. E appunto lui, perché oggi WhatsApp è il sistema con quale che abbiamo organizzato questi eventi, ma fondamentalmente il diffuso di questa gente del mondo. E tra l'altro lo compro Facebook e ho scoperto dal suo libro che l'accordo venne firmato davanti all'ufficio dei servizi sociali che aiutava la madre Gianni. Esatto, cioè pensate che prima fu scartato e poi per un miliardo fu ricomprato da Facebook, quindi c'è una cosa pazzesca. Ragazzi, ti faccio un'ultima domanda velocissima. Cosa pensi di ChatGPT? Se tu scrivessi un libro oggi, come se quando è uscito il libro l'anno scorso, anzi, parleresti di Sam Altman, che è il CEO di OpenAI, che tra l'altro c'è dietro anche il Musk.
non ci resti, io ancora impresso perché ChatGPT è un po' come è successo con Giovanni, no? Che anche io mi faccio che scrivo, potevo un po', no? Come tutte le tecnologie che ancora non capiamo dove ci possono portare. Me lo dedicheresti, glielo dedicheresti due pagine, no, oggi? Naturalmente io adesso sono un imprenditore che lavora nel settore da 18 anni. Io più che dedicare un paio di pagine creare un'azienda di intelligenza artificiale, quindi questo per dirti che secondo me è sicuramente un futuro non solo molto prossimo, ma siamo già nel futuro. E quindi sì. E un master è così, un master se ne frega del giudizio degli altri e poi anche investe una varia di soldi in nuove realtà e ne fa capire tanto che poi alla fine. Qualcuno ha detto che la zecca è scritta lì, quando la zecca cambia le regole del gioco, anche se a volte sono importanti. Allora, restano gli ultimi 7 minuti, se dobbiamo essere precisi. Questo è un momento di cioè, qualche domanda, lì quando vado alle conferenze stampa, poi giornalisti abbassano tutti adesso perché non vogliamo parlare. Ecco, avete qualche curiosità a proposito di quello che chiede Simone? Primo che rompe il ghiaccio, quella prima che rompe il ghiaccio. Vabbè, veramente è sempre un po' imbarazzante. Sì, ma comunque io vi dico che mi trovate alla fine della presentazione qui allo stand T30 della Flagrazione, quindi se volete dare un'occhiata e se poi lo vedete faccio un chat con te, quindi insomma, sarebbe piacere. Te la chiedo io un'ultima cosa, c'è qualcosa che mentre scrivi questo libro hai imparato, scoperto, hai detto wow, non lo sapevo, No, tantissime cose. Io, per esempio, sono rimasto molto affascinato da Pitagora. Pitagora, che io avevo scartato completamente tra le mie intenzionali, che ovviamente è frutto di una scelta, perché solo 50 persone, insomma, sono tante quelle che sono rimaste fuori, ahimè. Però l'avevo scartato e invece poi mi fece una chiacchierata con un amico che aveva fatto studi classici e mi fece vedere che senza Pitagora non ci sarebbe stata la matematica. Cioè la parola matematica, per esempio, veniva proprio da Pitagora e non ci sarebbe stato il numero e non ci sarebbe stato la parte della gestione quella che ti porta proprio a una razionalizzazione della conoscenza. E quindi effettivamente alcune storie le conoscevo, altre mentre le facevo, a forza di parlare con tante persone, mi hanno suggerito anche dei personaggi che poi approfondendo li ho scoperti meravigliosi, sono fantastici. E quindi ecco, per dire Pitagora potrei tranquillamente tantissimi altri. Quindi il libro è frutto di quella genialità collettiva di cui parlavamo, molto bella questa cosa che non è solo una tua scelta, ma anche visto cosa era rimasto nella testa degli altri, cosa nella cultura, questa è una cosa molto bella. Ok, allora. Pensa, ho tolto, avevo messo gli inventori di TikTok e ho potuto mettere più palla a questo libro. Nonostante tu sia un TikToker, noi di domande te le abbiamo fatte tantissime, secondo me abbiamo esaurito tutte le curiosità, però il libro ha tante altre cose da svelare. Ma guarda, lo stand T30 di Flagrazione. Grazie. Grazie.